Figura pessima, proprio oggi. Io da quando gioco a calcio non mi sono mai vergognato così tanto di uscire dal campo in questo modo, umiliato, e quindi sono venuto qui apposta per chiedere scusa a nome della squadra, in primis ai tifosi, ma c'è da chiedere scusa a tutti, ai nostri familiari, al direttore, al presidente, a tutti, perché oggi veramente con la Juve non c'è partita, no? Si può perdere, ma non in questo modo. Quindi c'è poco da dire, da analizzare la partita, c'è solo da abbassare la testa e chiedere scusa. È l'unica cosa che possiamo fare per conservare magari un po' di dignità. Come ti spiego questa caduta verticale in una giornata così? No, il problema è che siamo andati, la Juve subito ci ha schiacciato, abbiamo preso uno, due, tre gol senza mai mettere il piede fuori dalla metà campo. Purtroppo questa cosa ci ha scoraggiato e abbiamo un po' mollato le maglie, cosa che assolutamente non doveva succedere, perché poi giustamente squadre come queste continuano ad andare avanti a spingere, a cercare il gol, vogliono segnare a tutti e abbiamo veramente prestato il fianco, quindi c'è poco da dire, ripeto, quello che ho detto prima penso che valga più di qualsiasi cosa, c'è solo ripeto, da abbassare la testa e chiedere scusa. Senti, 10 soli falli fatti, una sola ammonizione. Secondo te non è anche una questione, come dire, di dar quasi per persa la partita prima di cominciare? No, quasi per persa no, sicuramente dovevamo avere una reazione diversa alle difficoltà che ci aspettavamo, perché sapevamo che venire qua a fare risultato sicuramente è difficile, perché se in 3 anni solo due o tre squadre hanno vinto c'è un motivo. Però sicuramente sotto l'aspetto mentale siamo venuti meno, siamo mancati totalmente nella reazione, nella voglia di neanche di voler riprendere il risultato, nella voglia di non fare brutte figure, nella cattiveria di star lì, soffrire, ma sputare l'anima fino alla fine. Invece siamo andati in confusione, ci siamo proprio sciolti e abbiamo fatto questa pessima figura. Senti, l'ultima cosa da parte mia. Alla fine ai tifosi cosa avete detto? È il minimo, andare lì, abbassare la testa e chiedere scusa, era proprio il minimo che potessimo fare. Senti Ale, ma dopo la partita con l'Inter, nella quale avevamo visto finalmente quel Parma che gioca per il pane più che per il filetto del quale tu avevi parlato ancora prima della partita col Chievo, è successo qualcosa? Perché oggi anche l'approccio proprio alla partita, anche se il gol è arrivato al 22esimo, è sembrato un po' negativo, un po' molle, come se attendesse la Juve, mentre con l'Inter invece la squadra era stata brava ad andare subito a cercare anche aggressività oltre che qualità nel proprio gioco. Sì, è mancata anche la personalità oggi. La personalità di venire qua e lottare col coltello da denti, difendersi e rispondere colpo su colpo, è mancato anche quello e quindi non c'è stato niente. Poi sono arrivati i gol uno dietro l'altro e proprio cioè, posso essere ripetitivo, ma veramente siamo oggi. Dispiace perché ripeto, io 15 anni di gioco non mi sono mai vergognato così tanto, un'umiliazione così non l'avevo mai ricevuta, quindi veramente sono giù come tutti i miei compagni e il resto, perché naturalmente nessuno fa apposta di venire qua e fa queste figure e prende 7 gol. Oggi però è andato veramente tutto storto, ci abbiamo messo del nostro sicuramente noi e dispiace tutto qua. Ovviamente quando ci sono delle sconfitte di questo tipo, chiaramente si parla anche dell'allenatore. Adesso arrivano già le prime voci su un possibile esonero del mister. Ti chiedo cosa vi ha detto lui negli spogliatoi, se anche lui aveva la tua stessa rabbia, la tua stessa arrabbiatura, oppure se insomma c'è stato qualcosa di particolare insomma, nel confronto a fine partita. No, non ci ha detto niente, anche perché non volava una mosca nello spogliatoio. Il discorso delle voci, la scorsa settimana era un grande allenatore perché abbiamo battuto l'Inter come noi eravamo magari dei grandi giocatori. Purtroppo dopo un risultato così c'è da mettere tutto in discussione, ma noi giocatori per primi, perché poi in campo ci andiamo noi. Poi non sono cose che spettano a me decidere, no, non credo nel senso, ma no, cioè non ci penso neanche. Io da capitano e con tutti i miei giocatori ci prendiamo pienamente la responsabilità di questa sconfitta. Fare entrate sul 5-0 per far vedere che ci si tiene è roba da amatori, quindi quello non significa niente. Il problema è che ci siamo scoraggiati e quando ti scoraggi e magari perdi un po' di intensità, le squadre come la Juve non è che si fermano, loro continuano ad andare avanti a fare gol e noi purtroppo siamo venuti meno. Quindi penso sia quello. Grazie.